Il Paradiso, anticipazioni dal 3 al 4 aprile, Marco Tancredi, Gemma pronta al sì. L'appuntamento con il Paradiso delle Signore 7 è confermato per le giornate del 3 e 4 aprile 2023 in prima visione assoluta su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera rivelano che al centro dell'attenzione ci sarà il ritorno in città di Marco, che finirà per attirare un po' di dubbi e sospetti. Spazio anche alle vicende di Gemma, la quale prenderà una decisione importantissima dopo la proposta di nozze che le è stata fatta da Roberto Landi. Nel dettaglio, le anticipazioni del Paradiso delle Signore di lunedì 3 aprile 2023 rivelano che Roberto si confiderà col suo amico Vittorio, al quale confesserà che a breve convolerà a nozze con Gemma. La giovane Venere ha detto sì e dopo un momento di incertezza, ha accettato la proposta che le è stata fatta da Roberto, motivo per il quale i due diventeranno marito e moglie a tutti gli effetti. Una notizia che lascerà Conti senza parole e, a quel punto, Landi confesserà al proprietario del magazzino i veri motivi e retroscena che si celano dietro questa sua scelta. Spazio anche alle vicende di Marco, il suo rientro a Milano, da solo, non passerà inosservato. Il giornalista finirà così per destare i sospetti di suo fratello Tancredi, curioso di scoprire il perché di questo ritorno del tutto inaspettato e cosa sta succedendo nella sua vita sentimentale con Gemma. Spazio anche alle vicende di Vito, il quale si ritroverà in profonda crisi dopo che Maria ha scoperto tutta la verità sul suo conto e ha avuto una reazione a dir poco inaspettata. La ragazza non vuole sapere nulla del suo fidanzato e, per questo motivo, Vito non potrà fare a meno di struggersi e disperarsi per quanto sta succedendo. E poi ancora, le anticipazioni del Paradiso delle Signore del 4 aprile, rivelano che Clara farà una scoperta del tutto inaspettata sul conto di Francesco. La Venere, infatti, verrà a conoscenza del sentimento che il giovane figlio di Palma nutre nei confronti della giovane stilista del grande magazzino milanese. A quel punto, approfittando del clima di rivelazioni che si è venuto a creare tra di loro, ecco che Clara coglierà la palla al balzo per confessare i suoi sentimenti e svelerà di essersi innamorata di un ragazzo che è già impegnato in un'altra relazione. A differenza di Francesco, però, Clara preferirà non svelare il nome di questa persona e manterrà così un certo riserbo. Di chi si tratta? Il giovane Francesco riuscirà a far aprire il cuore della Venere? Lo scopriremo nel corso dei nuovi episodi della soap opera previsti questa settimana su Rai 1.